Io vado al lavoro, lunedì lavoro cucina. Io vedo il prodotto dall'inizio, da quando si coglie in campo fino alla fine che si vede. Diversi lavoretti in laboratorio. Io posso essere in cucina o in trasformazione, in mezzo ai campi. A me piace molto lavorare sui campi e anche in laboratorio. Vieni qua, guarda. Sì, Cristina. Prendo il pane, facciamo anche il prodotto del forno. Infatti è una delle cose che mi piace di più, il profumo del pane al mattino. A me piace preparare l'impasto. Poi fare i biscotti, dopo averli cotti, magari ce ne assaggiamo sempre uno. La figura dell'educatore, dell'operatore all'interno di tutti i contesti di lavoro, panificio compreso, è quello di collante, di filtro fra l'attività produttiva e l'attività educativo-formativa. Dobbiamo essere prossimi. Che prossimo vuol dire solo vicini, ma vuol dire avere una capacità di ascolto che è globale rispetto alla persona con la quale ti relazioni. L'equilibrio è una ricerca e questo è qualcosa che si impara insieme. Quindi si ruba un po' qualcosa a ciascuno di quelli che incontriamo, anche alle persone che chiamiamo ragazzi, perché sapendo lavorare ci insegnano che possono e possiamo anche noi. Una persona non è quella che incontriamo oggi, è quella che sarà domani. È un educatore, quello che vorremmo aiutare a crescere, che deve imparare a chiedere, non solo a dare. Chiedere vuol dire anche imparare a leggere nell'altro le risorse. Per diventare acrobati bisogna imparare a camminare su un filo che deve essere teso tra due punti e non tenuto da chi lo percorre. Quindi bisogna imparare a capire quali sono i punti su cui appoggiare il filo e poi a camminarci sopra. E per questo vi invitiamo a fare un percorso insieme, diventare acrobati, educatori acrobati.